Bella a tutti ragazzi, benvenuti qui sul canale di Pannocchia Company. Oggi faremo la top 16 del torneo del primo Vanguard Festival che è stato realizzato al Card Capital City di Ska. Partiamo appunto con la top 16, ma diciamo che faremo una cosa un pochino diversa quest'oggi. Infatti ci sono stati insomma un po' di problemi con il primo match della top 16, infatti uno dei due giocatori è stato squalificato perché ha fatto delle giocate non molto corrette in ambito appunto delle partite di Vanguard. Infatti, come potete vedere qui in questo breve spezzone di replay, in molteplici volte ha difeso un attacco dell'avversario con un grado 2 quando purtroppo nel Vanguard aveva solamente un grado 0. È stato un po' sfortunato perché è arrivato appunto in top, però questa partita non ha visto il grado 1, anzi l'unico grado 1 che ha visto è andato appunto nei danni quando ha preso il quarto danno. E infatti la nostra Ilaria, che abbiamo visto in uno dei feature match presenti, ha vinto diciamo abbastanza facilmente la partita. Infatti è durata all'incirca 3 minuti senza contare la preparazione, quindi diciamo 5 minuti. Passiamo subito quindi a pie pari alla top 8, quindi avremo il nostro caro Mirko, che abbiamo già visto nel primo feature match di questo festival, contro il primo deck polizia dimensionale, fra le altre cose forse uno degli unici deck polizia che è andato appunto al festival ed è riuscito anche ad andare in top, il nostro caro amico Davide, che segue il nostro canale insieme al figlio. Infatti lo salutiamo e ci ha anche diciamo ringraziato, perché appunto la lista che ha portato è ispirata appunto da una delle decklist che il nostro caro amico Giorgio Simonetta ha portato sul canale un po' di tempo fa, anche nella sua ultima rivisitazione. Quindi bando alle ciance, passiamo subito alla top 8. Partiamo subito ragazzi allora con questo feature match del turno 8. Come abbiamo visto nell'introduzione che abbiamo appena fatto, abbiamo i nostri due contendenti Mirko Palo e Davide Polcaro, rispettivamente giocheranno appunto un deck oracolo esperto come abbiamo visto per Mirko nel primo feature match del turno 2, mentre invece Davide utilizzerà un deck polizia dimensionale, uno dei pochi deck polizia che sono stati appunto presentati in questo primo Vanguard Festival, ed è riuscito ad arrivare addirittura in top 8. Inizia la partita, il nostro Davide pesca la prima carta del turno, dopodiché sceglie cosa convocare nel Vanguard e convoca un Ruggito Cosmico. Questa carta è un 6000 che non ha effetti nella zona del Vanguard ma solo nella zona di retroguardia. Infatti se dovessimo metterlo in posizione di riposo può dare più 2000 a un Vanguard polizia dimensionale. Tocca ora a Mirko, che attiva subito l'effetto di Chibioshi e controlla le prime 5 carte del suo deck per cercare una Tsukuyomi di grado 1 e convocarla subito se dovesse trovarla. Non la trova, infatti mette tutte le carte in fondo al deck e gioca la Tsukuyomi di grado 1 direttamente dalla mano. Passa subito in questo momento alla fase di attacco e rivela un Uccello Psichico, un innesco critico, quindi più 5000 e più un critico a Tsukuyomi, che infligge 2 danni a Davide. Davide rivela le sue 2 carte ma non sono inneschi, quindi nessun effetto aggiuntivo alla fase di difesa. Tocca a Davide, che convoca nel Vanguard un Becco Cosmico. Anche questa carta non ha alcun effetto nel cerchio del Vanguard, ma se dovesse appunto entrare nella retroguardia si può pagare 2 di contrattacco e dare più 4000 a un polizia dimensionale. Schiera poi un Artefice della Gloria che supporta di 10000 se nella zona danni ci sono più di 4 danni, e Mirko decide di non difendere l'attacco del Vanguard e subisce un danno. Tocca ora a Mirko, che ancora una volta attiva l'effetto di Tsukuyomi per controllare se c'è la Tsukuyomi di grado 2, ma non la trova e la gioca dalla mano. Appunto, quando Tsukuyomi di grado 2 entra, se c'è Ichibyoshi e la grado 1 nell'anima, fa carica dell'anima di 2 per arrivare prima a 6 e attivare l'effetto di tutte le carte che richiedono 6 carte nella zona dell'anima. Dopodiché schiera, come possiamo vedere, una Tsukuyomi di grado 2 e va subito all'attacco con il Vanguard. Davide non difende e Mirko rivela un innesco pescata, infligge un danno e più 5000 da Tsukuyomi, e anche Davide rivela un innesco risveglio da più 5000
ha becco cosmico, quindi sarà più facile per lui difendersi, servirà solo uno scudo da 5000, ma decide di non difendere e subisce un altro danno, quindi siamo 4 danni a 1 e Davide per ora è in leggero svantaggio. Davide ora convoca nel cerchio del Vanguard un Enigman Pioggia, la versione femminile dell'Enigman Tempesta. Questa carta ha un effetto abbastanza particolare, infatti ricordiamo che tutte le carte di polizia dimensionale hanno effetti quando il Vanguard è molto grosso prima di attaccare. Infatti questa versione di Enigman, se ha più di 12000 di forza prima di dichiarare attacco nel Vanguard, può appunto far tornare in posizione attiva una retroguardia se dovesse colpire il Vanguard dell'avversario. Dopodiché passa subito alla fase d'attacco. Mirko non difende e Davide rivela due carte senza innesco, un grado 2 e un grado 3. Tocca a Mirko che inizia il suo turno, controlla ancora le prime 5 carte del suo deck per effetti di Tsukuyomi per cercare se è presente una Tsukuyomi di grado 3, ma non la trova e sistema le carte in fondo al deck. Dopodiché lo vediamo che sta pensando a cosa convocare nel Vanguard, infatti vediamo dalla telecamera che sono presenti sia la Materasu che la Tsukuyomi di grado 3, e decide infine di convocare una Tsukuyomi di grado 3, che ovviamente essendoci tutta la catena completa nell'anima è un 11000 pieno. Dopodiché Mirko mette nell'anima un uccello psichico per poter far arrivare a 6 l'anima, pescare una carta e attivare l'effetto di Tsukuyomi di pescare due carte, dopodiché dovrà scegliere una carta e metterla nell'anima. Ovviamente, come abbiamo detto nei video precedenti, di solito si mette gradi 3 o comunque carte con un basso valore di scudo e mette nell'anima appunto una Amaterasu, dopodiché ne schiera un'altra. Schiera poi una Tsukuyomi di grado 1 a supporto della grado 2 che era rimasta sul terreno per poter colpire il Vanguard dell'avversario, dopodiché attacca con Amaterasu. Davide sta decidendo se difendersi oppure no dall'attacco, ricordiamo che ovviamente essendo a 4 danni dovrà cercare di prendere meno danni possibili in queste prossime fasi della partita. Infatti vediamo, sta prendendo il suo tempo per decidere con cosa difendersi. Utilizza un Enigman di grado 1, l'Enigman in crespatura, per difendersi da questo attacco. Dopodiché Mirko attacca con la Tsukuyomi che è un 11000, quindi servirà almeno un 10000, infatti utilizza uno scudo da 10. Dopodiché Mirko rivela innesca e rivela una cura e un critico, quindi dà tutti gli effetti ovviamente alla Tsukuyomi di grado 2, perché altrimenti doveva essere abbastanza fortunato a rivelare due inneschi. Nel primo innesco uno non può sapere cosa rivela dopo. E ora sta attaccando con una Tsukuyomi molto molto grossa, infatti ha un 26000 con anche un critico. Quindi Davide dovrà per forza difendersi, altrimenti la partita terminerà immediatamente. Utilizza infatti una sentinella perché la forza della Tsukuyomi era troppo troppo alta. Tocca ora nuovamente a Davide che schiera tutte le carte che aveva in mano, schiera un Dayusha, un comandante Laurel, la pescata e anche il 10000 ignorante, l'ordine gemello. Quindi Laurel ora metterà abbastanza pressione al nostro avversario, al caro Mirko. Infatti ricordiamo che questo comandante Laurel, nel caso in cui il Vanguard dovesse colpire, se dovessimo mettere in posizione di riposo 4 retroguardie polizia dimensionale, il Vanguard può tornare in posizione attiva e attaccare nuovamente. E la combo Enigman Pioggia con Laurel è molto forte perché se appunto Enigman Pioggia dovesse colpire, possiamo far tornare in posizione attiva un'altra guardia e attaccare nuovamente. Quindi un'idea molto 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 interessante con questo deck. Mirko ora sta decidendo come difendersi, utilizza uno scudo da 10000 dalla mano e intercetta con la Tsukuyomi di grado 2. E utilizza anche una pescata, quindi sarà praticamente impossibile passare per Davide, che rivela un innesco cura e decide a chi dare il più 5000. Inoltre ovviamente si cura di un danno perché era a 4 mentre Mirko era a 2 danni. Dà il più 5000 a Dayusha, il secondo innesco rivela un altro
comandante Laurel e il danno non passa. Quindi parare il Vanguard ora è praticamente imperativo per Mirko. Dopodiché attacca con 15.000 il Ordine Gemello, attacca la Amaterasu che viene ritirata, e con Dayusha, ovvero un 14.000, attacca la Tsukuyomi e infligge un danno. Passa nuovamente il turno a Mirko, lo vediamo che pensa a cosa fare e, contro ogni previsione, convoca nel Vanguard una Amaterasu. Dopodiché fa carica dell'anima e lascia in cima la carta. Ricordiamo appunto Amaterasu, una delle carte più forti per Oracolo Esperto. Quando è sul terreno, nel Vanguard, carica una carta nell'anima e dopodiché la carta nel deck si può decidere se lasciarla in cima o in fondo per magari pescare un innesco. Dopodiché mette in anima un uccello psichico e pesca una carta e schiera un Silent Tom e un Wiseman. Silent Tom in questo momento è molto molto pericoloso perché è un 15.000, quindi è molto difficile per Davide difendersi. Va in fase di combattimento, attacca con il Wiseman, decide ora il target dell'attacco e decide appunto il Vanguard, e Davide si difende. Con il Vanguard, quindi con Amaterasu che è un 14.000 perché appunto Mirko ha 4 carte o più in mano, va all'attacco. E ovviamente Davide qui difende nuovamente. Mirko rivela un innesco pescata, pesca una carta e un grado 3, quindi l'attacco non passa perché era sulla guardia, che era un 20.000. Con invece Silent Tom attacca il Dayusha in retroguardia, quindi Dayusha viene ritirato e tocca nuovamente a Davide, che al momento purtroppo non ha più carte in mano tranne quella che ha appena pescato. Infatti sta pensando se rischiare appunto il tutto per tutto e giocare anche quella, oppure tenersela in mano nel caso in cui il turno non dovesse finire in questo momento. Decide di schierare la guardia che aveva appunto appena pescato e va subito all'attacco con Enigman. Infatti ora c'è Mirko che sta chiedendo bene l'effetto di Comandante Laurel in combo con questo Enigman Pioggia. E Mirko ha molte carte in mano, quindi per lui diciamo che potrebbe essere anche abbastanza facile difendersi, ma non difende. Quindi attacca, prende danno, rivela un innesco di risveglio e risveglia la retroguardia. Dopodiché, bonus, attiva l'effetto di Comandante Laurel, tappa 4 retroguardie, va ancora all'attacco con Enigman che fa le altre cose, ora avendo pure il bonus del 5.000 che aveva rivelato durante la fase di innesco precedente. Se dovesse colpire potrà far risvegliare una guardia e attaccare nuovamente. Quindi adesso è stata una mossa veramente molto 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 forte. Enigman in questo momento è un 15.000, quindi supera ampiamente i 12.000 per attivare il suo effetto. Inoltre supportato è un 21.000, quindi Mirko dovrà utilizzare almeno uno scudo da 15 e sperare che Davide non riveli alcun innesco durante la seconda fase appunto di innesco, che avrà il Vanguard, quindi pescherà altre 2 carte. Mirko sta pensando a come difendersi da questo attacco, infatti decide di non difendersi. Davide triggera doppio innesco, rivela un innesco cura, quindi si cura e dà più 5.000 a una guardia che ovviamente, avendo colpito con Enigman Pioggia, attiva l'effetto e la fa anche risvegliare. Quindi ora potrà nuovamente attaccare con la guardia. Mirko infatti chiede conferma dell'effetto, legge e nulla. Tocca ora nuovamente a Davide, che attacca con la guardia 15.000 su Wiseman, e Mirko ovviamente difende. Ora tocca a Mirko, che inizia il turno e sta pensando come proseguire nella sua strategia. Ovviamente, come possiamo vedere da tutte le volte che Mirko ha chiesto informazioni al suo avversario, è una delle prime volte che si trova a fronteggiare un deck polizia dimensionale. Infatti lo vediamo molto molto titubante anche nelle mosse che sta facendo.
schiera una Tsukuyomi di grado 3 che sarà un 11.000 quindi più 7.000 di supporto, dopodiché schiera anche un mago Losang, ricordiamo che Losang se supporta, supporta per 6.000, dopodiché si rimischia nel mazzo, quindi purtroppo perderà tutta la catena di carte che ha messo in fondo al deck e vedremo poi se sarà una scelta intelligente. Subisce Davide il primo danno dalla retroguardia, dopodiché ora vediamo Mirko che attacca con il Vanguard di 20.000, sta pensando al target del suo attacco, e attacca ovviamente il Vanguard. Mirko rivela doppio innesco, una sentinella e un grado 1, e Davide rivela un innesco da più 5.000 al Vanguard, quindi sarà più facile per lui difendersi da questo attacco, che è un 18, servirà solo uno scudo da 5.000, e infatti lo para abbastanza facilmente senza problemi. Ovviamente adesso appunto il mago Losang, dopo aver supportato, si rimischia nel mazzo a fine del turno e tocca nuovamente a Davide che pesca, vediamo che ha pescato un Enigma in Tempesta, ritira una retroguardia e appunto schiera l'Enigma in Tempesta. Enigma in Tempesta in retroguardia non ha alcun effetto, ma se fosse stato nel Vanguard sarebbe stato un 11.000 se c'era tutta la catena completa, e se aveva più di 15.000 di forza prima della fase di combattimento appunto avrebbe preso un critico aggiuntivo. Attacca il Vanguard con appunto suo Vanguard e Mirko utilizza una sentinella. Davide rivela di doppio innesco un grado 3 e a sua volta una sentinella che probabilmente utilizzerà nel turno successivo per difendersi. Con la retroguardia un 14.000 attacca la Tsukuyomi e Mirko ovviamente non difende, e con l'altra retroguardia che è un 15.000 attacca il Wiseman e Mirko decide di difendersi utilizzando uno scudo da 10.000. Passa nuovamente il turno a Mirko che attiva l'effetto dell'Amaterasu e carica nell'anima un innesco cura, il secondo innesco cura che vediamo andare nell'anima con effetto di Amaterasu, dopodiché schiera un Silent Tom. Silent Tom appunto come abbiamo visto nel primo feature match in versione alternativa americana di Extra Booster, e anche un Gemini a supporto di Amaterasu che quando attaccherà in questo momento sarà un 22.000. Con il Wiseman che è un 15.000 in questo momento attacca il Vanguard per cercare di terminare la partita, ma Davide decide di difendersi. Mirko ora decide di attaccare con il Vanguard, con Amaterasu, che come abbiamo appena finito di dire è un 22.000, e Davide appunto utilizza una sentinella. Purtroppo in questo momento ci sono stati dei problemi tecnici durante la registrazione della partita, ma sostanzialmente Mirko ha rivelato doppio innesco, non ha rivelato alcunché, semplicemente un grado 2 e un grado 1, e Silent Tom ha attaccato e Davide ha difeso senza troppi problemi, quindi direi di continuare immediatamente con il turno di Davide. Tocca a Davide che pesca una carta e va subito in fase di combattimento con il Vanguard che è un 16.000. Vediamo appunto che il target dell'attacco di Davide è il Silent Tom anziché essere il Vanguard, infatti vuole cercare di distruggerlo per portarsi in leggero vantaggio il turno successivo. Vediamo appunto Mirko che sta decidendo come difendersi, se intercettare oppure utilizzare delle carte dalla mano. Purtroppo Mirko ha poche carte in mano, quindi dovrà cercare di centellinare ogni singolo scudo che andrà a utilizzare per potersi difendere anche dagli eventuali attacchi sul Vanguard successivamente. Utilizza un totale di 15.000 di scudo, un critico e una pescata, quindi basterà un solo innesco per passare, poiché appunto l'artefice della gloria supporta di 10.000. Davide rivela un innesco critico e dà tutti gli effetti al Vanguard che appunto ora diventa un 25.000, l'attacco passa, distrugge Tom e attiva nuovamente l'effetto di Comandante Laurel e fa risvegliare il Vanguard che ora è un 15.000 con anche l'innesco critico, quindi se dovesse colpire potrà risvegliare anche una guardia e andare nuovamente all'attacco. Vediamo ora che Mirko difende con tutto ciò che aveva,
Davide rivela un innesco cura, quindi diventa un 20.000 il suo Vanguard, si cura di un danno e infligge due danni a Mirko, poiché aveva appunto rivelato l'innesco critico nella fase d'attacco precedente. Quindi Mirko, diciamo che ora è messo leggermente in svantaggio. Davide, probabilmente un po' per l'agitazione, si dimentica di attivare l'effetto dell'Enigman per poter risvegliare una guardia e attaccare di nuovo. Ma tocca ora a Mirko, che sta pensando a come proseguire nella sua strategia. Infatti lo vediamo che convoca una Tsukuyomi di grado 3 contro ogni previsione, quindi un'altra convocazione nel Vanguard, e attiva l'effetto di Tsukuyomi per andare a pescare due carte, lo attiva due volte, e per cercare di appunto rifarsi la mano e andare a riempire nuovamente il terreno per attaccare e cercare di portare a casa la vittoria. Vediamo che sta contando anche le carte nel deck, perché probabilmente ne sono rimaste un po' pochine. Dopodiché schiera un Wiseman e una Amaterasu e va all'attacco con il Wiseman, che è un 15.000. Ora Davide sta decidendo come difendersi da questo attacco. Lo vediamo che utilizza uno scudo da 10.000, quindi para abbastanza facilmente questa retroguardia. Dopodiché Mirko va all'attacco con la Tsukuyomi, che sarà appunto un 11.000, poiché la catena è completa ancora dentro nell'anima. Supportata sarà un 19.000. Vediamo Davide ora come deciderà di difendersi. Vediamo magari forse dalla telecamera qualcosina, ma non difende. E prende un danno, rivela un innesco pescata, quindi pesca una carta da più 5.000 al Vanguard, mentre invece Mirko purtroppo non rivela assolutamente nulla, e con la Amaterasu, che è un 17.000, va all'attacco. Basterebbe un scudo da 5, ma Davide utilizza la cura che aveva rivelato il turno precedente per uno scudo da 10.000. Nuovamente passa il turno a Davide, che sta pensando a come proseguire, se sostituire delle carte sul terreno. Vediamo che convoca anche lui un nuovo Vanguard, convoca il Dayusha, è un 10.000 questo Dayusha, che se è un 14.000 prima della fase di combattimento, come appunto tutte le altre guardie polizia dimensionale che sono nel Vanguard, prende un critico aggiuntivo. Attacca con il Vanguard prima di tutto, che è un 20.000, poiché appunto l'artefice della gloria supporta grosso, perché ha più di 4 danni. Mirko, vediamo ora come cercherà di difendersi da questo attacco. Ha solo 3 carte in mano e utilizza infatti la sentinella, scartando la Tsukuyomi di grado 2. Davide rivela un innesco cura e dà più 5.000 alla guardia, ma non si cura perché appunto è a 4 danni, mentre invece Mirko è a 5. Attacca dopo con la guardia, che è un 16.000, supportata appunto dall'Enigman in crespatura. Difende con tutto quello che ha in mano, ma non basta, infatti prende il danno letale dall'altra guardia e finisce questo primo feature match della top 8. Ci vediamo nei prossimi video dei feature match. Bella a tutti ragazzi!